Cosa ti devo dire? La scena finale parla da sola e secondo me la scena finale racchiude tutto il film, che devo dire il film è carino, è molto divertente, è un film spensierato, un film che ricorda le amicizie, l'estate, e gli amori che uno vive d'estate, no? Quando ci si innamora. E in realtà quello sguardo e quegli sguardi tra me e Jerry, diciamo, racchiudono tante cose. Cioè probabilmente, ecco, tutto quello che insomma che porta nostalgia, cioè anche la fine di un amore e poi l'inizio di nuove estati e di nuovi amori. E questo film, beh, siamo qui stasera al Cinema Adriano, c'è l'anteprima di questo film dal titolo La ragazza dagli occhi di smalto, la regia di Annalinda Ravazzoni, che è una regista esordiente, diciamo, è la sua prima opera. E quindi diciamo che io non sono in realtà la protagonista, io ho fatto una partecipazione a questo film e devo dire che il ruolo che mi ha proposto Annalinda è quello di una psicologa e mi è piaciuto farlo, sono un flash, diciamo, ecco, mi si vede proprio così, ma ho accettato di partecipare al film perché in realtà io sono una persona che si mette molto in gioco. E mi piace sostenere i registi esordienti, le produzioni, diciamo le piccole produzioni che comunque fanno questo lavoro credendoci con tanto amore e passione. E quindi io sostengo molto volentieri tutte le persone che veramente ci credono e propongono progetti, ecco, che insomma amano fare questo lavoro. A ottobre ho girato un film in Bulgaria, un film con una produzione bulgara. Regista diciamo bulgaro e Atanas Christostov, il film si intitola Axis of Life ed è un fantasy e qui anche ho avuto un ruolo meraviglioso, il ruolo di una veggente e mi sono divertita moltissimo ad interpretarlo. Poi ho fatto ho girato un film a Napoli con una produzione sempre indipendente di giovani per la regia di Stefano Cerbone che si intitola Nati Pregiudicati. E lì faccio il ruolo di una donna di un boss. E poi stiamo portando avanti questo progetto che abbiamo fatto, questo film, questo docufilm sulla Campania con di Luigi Libra, che è un cantautore napoletano che ha scritto questa storia meravigliosa sulla Campania, su Napoli. E qui diciamo si parla proprio della bellezza della Campania, diciamo, di tutto ciò che questa terra può dare di bello, ecco. Parliamo molto della bellezza di tutti i del territorio, di tutto ciò che possa essere i luoghi piccoli da visitare, il cibo, i locali, insomma tutto quello che c'è di bello della Campania. Commento finale sullo scudetto che ha vinto il Napoli. Forza Napoli sempre, viva Napoli! Napoli è meravigliosa e devo dirti che Napoli è una città che vive molto di contrasti, perché è una città molto particolare, è anche unica in questo suo modo di essere. E però a Napoli sai cosa c'è di bello? C'è sempre la passione per la vita, c'è la gioia infinita e c'è una grande energia.